Chiave di lettura. Buonasera da Alessandra Rauti a Chiave di lettura, edito da Newton Compton, un giorno a Napoli con San Gennaro, misteri, segreti, storie insolite e tesori, opera affascinante dello scrittore Maurizio Ponticello. Già dal titolo si capisce che è un ritratto a tutto tondo del celebre santo, ma ascoltiamo Maurizio Ponticello. Il libro è un ritratto di San Gennaro, ma anche delle tante storie che convergono su di lui. 1700 anni in cui il santo è protagonista, ma è anche protagonista la città, una città del mezzogiorno d'Italia, ma una capitale europea. San Gennaro è un santo grandioso, molto poco napoletano a dispetto di quello che si pensi, addirittura per certi versi più conosciuto all'estero che non a Napoli. Nel libro lei parla di un santo glocal, ma che vuol dire? Sintesi tra globale e locale. La potenza di San Gennaro, dicevamo, va oltre i confini napoletani. Numeri incredibili quelli di San Gennaro. 25 milioni di devoti sparsi per il mondo, ma addirittura l'abbiamo trovato in Madagascar. Questo è una particolarità perché lui, pur essendo un santo globale, conserva l'identità partenopea. Non si può prescindere da San Gennaro se ci si vuole confrontare o si vuole studiare l'identità partenopea più profonda. Laico e pagano, può un santo della Chiesa Cattolica essere definito in questo modo? Certamente, anche perché chi conserva il culto di San Gennaro è la deputazione della Real Cappella dei Tesori di San Gennaro, deputazione al 100% laica, in virtù di un patto notarile del 1527 tra i nobili e il popolo napoletano e il santo, per cui si diceva: se San Gennaro ci offre la protezione alla città, noi ti faremo la cappella più grande che la storia conosca. Ed effettivamente così è stato. Quindi lui conserva delle caratteristiche laiche e pagane, perché non è riconosciuto neanche dalla Chiesa Cattolica né in miracolo né come santo. Il mistero del sangue? Innanzitutto non è un miracolo, è un prodigio, almeno così lo classifica la Chiesa, che è una cosa ben diversa. Sono secoli che studiosi, scienziati, curiosi se ne occupano. Per venirne a capo bisognerebbe soltanto fare del sangue un punto di osservazione. Non abbiamo idea di come si comporti il sangue gli altri giorni all'anno, a parte le uscite delle feste gennariane. È chiuso dentro e non sappiamo se si scioglie, si coagula, non sappiamo nulla. Quindi questo è il punto fondamentale per cercare di comprendere questo prodigio. La Chiesa non ha mai neanche aperto un fascicolo su San Gennaro, e neanche la Curia Napoletana. È tutto, scrivete a Chiave di lettura @rai.it. A risentirci lunedì.